Bene, siamo qui con Saverio Pantuso, responsabile WIL Scuola Lazio. A Pantuso chiediamo se vi sono delle novità riguardo la doppia entrata negli istituti scolastici, in particolare questa entrata dovuta al Covid ritardata, quindi nella seconda fascia attorno alle 9:30-10 di ogni mattina, sta creando diversi disagi alle famiglie e anche delle proteste. Tutto questo è dovuto, come sappiamo, per evitare concentrazioni e assembramenti all'interno dei mezzi pubblici, però ecco, c'è un risvolto negativo che è l'uscita di molti ragazzi alle superiori anche attorno alle ore 16. Pantuso, ci sono delle novità su questo fronte? Buongiorno, assolutamente no. Siamo alla data del 18 ottobre, persiste ancora il doppio turno nella scuola del Lazio, 08:09:40, il primo ingresso alle 8, il secondo alle 9:40. Questo produce effetti negativi per l'organizzazione scolastica, ancora di più per le famiglie e per gli stessi studenti, soprattutto per quelli che entrano nella seconda turnazione delle 9:40, che raggiungono gli istituti ancora prima di rientrare, ancora prima dell'inizio delle lezioni, e escono molto tardi con difficoltà di rientro a casa. Allora, adesso a questo punto dobbiamo prendere atto di tutto ciò che ci viene detto dal CTS, che è il Comitato Tecnico Scientifico, ha determinato già dalla settimana scorsa la riapertura dei teatri e dei cinema completamente a pieno, così come la possibilità di occupare i mezzi pubblici nella misura dell'80%. Chiediamo ancora una volta, insistiamo nel chiedere ancora una volta al signor prefetto, al direttore generale, all'assessore alla scuola della Regione Lazio la tornazione unica, perché in questo modo andiamo purtroppo, abbiamo serie difficoltà nella scuola del Lazio e questo non può avvenire. Ancora di più, questa settimana dovrebbe essere quella decisiva. Faccio presente che siamo già all'inizio del secondo mese dell'inizio dell'anno scolastico, le famiglie hanno veramente difficoltà nel gestire i propri figli, e non solo le famiglie, ma anche le scuole nell'organizzazione del lavoro, della doppia turnazione. Pantuso, un'ultima domanda, la situazione dei contagi nel Lazio. Sembrerebbe stabile, quindi ancora di più, avendo questi dati definitivi da parte dell'assessorato alla sanità della Regione Lazio, e tenuto conto che la vaccinazione anche per gli studenti 12-16 è stata quasi completata nel Lazio, così come tutti i docenti, una piccolissima parte utilizza ancora il tampone salivare o altro, ma insomma nel Lazio speriamo al più presto di rientrare alla normalità. Ce n'è bisogno, assolutamente dobbiamo far tornare i ragazzi a scuola, perché la scuola è vita, e quindi dobbiamo assolutamente dare loro la possibilità di andare in presenza nella prima tornazione. Bene, grazie a Saverio Grazie a Pantuso, voi. WIL